Sono cresciuta, sono sicuramente cresciuta. Interpretare una ragazza più grande di me, io ho 17 anni, alla fine lei ne avrà 23, e quindi dovevo entrare nei panni di una ragazza più grande, per di più degli anni 60, dovevo imparare le movenze, il modo di parlare, mi ha insegnato a parlare in pubblico, in un certo senso. Grita, in cosa ti senti più vicina a Elena? C'è qualcosa di tuo che ti somiglia in modo particolare? Beh, io credo di assomigliare molto ad Elena dal punto di vista proprio empatico. Io sono sensibile come lei, osservo le persone come le osserva lei. Come ti senti adesso che hai esordito appunto come attrice? Penso che lo vorrai fare, vorrai continuare a farlo. Hai già qualche idea su un personaggio preferito, una storia? Beh, io sono molto emozionata in questo momento e vorrei continuare a fare l'attrice. Adesso appunto siamo sotto esclusiva, non possiamo ancora, quindi non ho ancora pensato a cosa fare in futuro. Di questo lavoro cosa ti piace? Cosa ti piacerebbe? Mi piace sperimentare, mi piace vedermi in altre vesti, mi piace vedermi in modo diverso, mi piace cambiare e entrare nei panni di altre persone interessanti. Senti, l'amicizia delle due ragazze dell'amica geniale fa un po' su e giù, no? È un po' altalenante, a un certo punto una domina l'altra e poi viceversa, tu sei forse un po' più succube. Cosa pensi dell'amicizia in particolare tra ragazze, tra donne? Io credo che sia importantissimo che le donne si sostengano fra di loro, soprattutto in questo periodo storico di grande femminismo, di grande emancipazione per le donne. Io credo che se non ci sopportiamo fra di noi, che cosa facciamo? Lo chiedo anche a te, la tua scena più difficile della serie. Beh, io credo che le scene più difficili per me siano state quelle dell'università e della scuola, in particolare quando parlavo di politica. Non è un argomento che noi giovani affrontiamo molto e soprattutto dovevo parlarne con una consapevolezza che io non ho ancora e quindi potevo solo affidarmi all'immaginazione e alla tecnica. Grazie mille. Grazie a voi.